Anche nel veneziano è scoppiata la febbre per l'iPhone 5. A Mestre sono accorsi appassionati anche da Vicenza e Bassano. È la notizia del giorno sul web. Le telecamere in via Piave a Mestre hanno immortalato 76 trasgressori in due giorni. Il Grande Fratello non perdona chi viola il codice stradale. Seconda edizione della Dogs Marathon a San Giuliano, la marcia non competitiva per quadrupedi e bipedi per sensibilizzare contro gli abbandoni. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In apertura, incidente mortale nella notte sulla A4 a Meolo in direzione Trieste. Un Fiat Doblò verso l'1:30 di notte ha sbandato infilandosi nella piazzola di sosta e urtando in New Jersey e si è capovolto. Un passeggero del veneziano è deceduto, le altre due persone sono rimaste ferite. La tragedia è avvenuta lungo il tratto dove il limite di velocità è di 80 km orari per la presenza dei cantieri aperti per la realizzazione della terza corsia. Anche secondo la società Autovie Venete, da quando è entrato in vigore il limite di velocità, gli incidenti si sono ridotti del 30%. Poco dopo è avvenuto un secondo incidente nel tratto fra Quarto d'Altino e San Donà di Piave, sempre in direzione Trieste, in cui è rimasto ferito il conducente di un'autoambulanza proveniente dalla Campania, che stava trasportando un paziente all'ospedale di Udine. L'ambulanza ha tamponato un mezzo pesante, il paziente è stato trasferito su un altro mezzo sanitario. E voltiamo pagina, è stata una mattinata di passione quella di oggi per gli automobilisti transitati sul tratto vicentino della A4 in direzione Milano a causa di un maxi tamponamento fra tre tir, due autocarri e un'auto verso le 10:30. Si è formata una coda lunga 11 km e la situazione è tornata alla normalità soltanto verso le 13. Numerosi gli automobilisti che sono usciti ai caselli di Grisignano e Vicenza Est, finendo con l'intasare la regionale che collega Vicenza con Padova. E bilancio sconcertante questa settimana sul fronte dei suicidi legati alla crisi. Ben 4 nel Veneto, 2 nel Veneziano e 2 nel Padovano. Stamane è intervenuto il parlamentare della Lega, Massimo Bitonci, sul fenomeno, definendo il governo di Monti indegno perché alimenta ingiustizie e sopravvive grazie a continui e sfacciati soprusi. Bitonci ha criticato Monti per aver ridimensionato il fenomeno, sostenendo che in Grecia ci sono stati 1000 suicidi, mentre in Veneto soltanto 22. Spero, ha concluso Bitonci, che voglia finalmente impegnarsi per la ripresa e intanto cresce la disoccupazione fra gli stranieri in Italia. Sentite i dati nel servizio. Il 12% della popolazione straniera regolare che risiede in Italia è disoccupata. Il dato sta lievitando sempre più e lo ha diffuso oggi la Fondazione Leone Moressa della CGIA di Mestre. Sono i romeni a rappresentare l'etnia maggiormente presente in Italia con il 25% della manodopera straniera occupata. Seguono gli albanesi e gli ucraini. Secondo la Fondazione, tra queste etnie, la disoccupazione è cresciuta dal 2008 al 2011 del 50% perché è andato in crisi il settore manifatturiero. Tra gli uomini le mansioni più diffuse sono legate alle costruzioni, al facchinaggio, alle consegne e alla ristorazione, mentre tra le donne l'occupazione più diffusa riguarda la cura e l'assistenza e la pulizia. Si tratta in generale di personale poco qualificato e gli stranieri che riescono a fronteggiare la crisi lo fanno in virtù delle nicchie professionali che sono riusciti ad occupare. Gli stranieri soddisfano infatti sia la domanda di lavoro, a cui ancora pochi italiani rispondono, sia le esigenze delle famiglie italiane che non trovano nel welfare adeguati servizi di cura e assistenza. Nonostante la crisi, 12 ore di attesa per avere l'iPhone 5. È accaduto anche nel veneziano, davanti ai punti vendita delle principali compagnie telefoniche, in attesa dell'arrivo della mezzanotte. C'è chi si è organizzato con le liste d'attesa per evitare che qualcuno barasse. A Mestre, in zona Auchan, sono accorse persone anche da Vicenza e Bassano. La crisi e i prezzi elevati, si parte da 729 euro, non hanno scoraggiato la domanda. Migliaia di commenti sulla nuova uscita e il fenomeno delle code per comprare la nuova creatura della Apple stanno rimbalzando in rete. Fra gli argomenti più discussi di oggi c'è sicuramente questo. E se non bastano le tasse, ci sono anche le multe per alleggerire i portafogli. Nell'incrocio di Via Piave, davanti alla stazione ferroviaria, il velocar ha fatto più di 70 vittime in due giorni. Vediamo. Multe
molta raffica in via Piave da quando è in funzione il Velocar. È inclemente il ritratto degli automobilisti che esce dalle immagini immortalate dall'occhio elettronico puntato sul semaforo e sullo stop di fronte alla stazione ferroviaria di Mestre. Nei primi due giorni di attivazione, ossia lunedì e martedì, sono state riscontrate 76 violazioni. 23 auto sono transitate con il rosso e 49 hanno superato la linea bianca d'arresto. Ciò che maggiormente colpisce è il comportamento abitudinario, denuncia la polizia municipale, con cui molti automobilisti, apparso il rosso, provano a vedere se la strada è sgombra per passare ugualmente. Per loro la multa è di 154 euro e 6 punti dalla patente. I video ritraggono però anche l'impazienza delle auto che davanti ai pedoni che attraversano le strisce con il verde li incalzano affinché accelerino il passo e sgombrino la carreggiata. E poi ci sono le auto che si fermano sopra la linea bianca costringendo gli autisti degli autobus a manovre complesse per far imboccare via Piave al mezzo. E in questo caso sono 39 gli euro di multa e 2 punti dalla patente. Il 1 ottobre sarà accesa un'altra telecamera tra via Miranese e via Calabria. Si prevede un'altra stangata. La polizia provinciale ha fermato due natanti che effettuavano pesca a strascico in laguna in località Dogaletto di Mira. 5 le persone sanzionate, mentre è scattato il sequestro dei molluschi pescati e dell'attrezzatura usata. E voltiamo pagina perché arrivano le prime segnalazioni, come previsto, di studenti lasciati a terra dagli autobus CTV, troppo affollati a causa dei tagli. Le famiglie di Martellago si sono rivolte all'ADICO, Associazione dei Consumatori, per diffidare l'azienda dal proseguire nel fornire questo servizio. E il Dipartimento Corse Scolastiche di ACTV si è dichiarato disponibile a rivedere il numero delle corse, dato che la ressa a bordo dell'11 sarebbe causata da un aumento di iscritti alle scuole superiori di Milano, provenienti da Mestre. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un incredibile Porte Aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 è anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80, realizza la tua voglia di libertà. In via Orlanda, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile Porte Aperte. Per info linea80.net. Eccoci rientrati in studio per occuparci dell'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, in particolare dai problemi che riguardano il mondo della pesca. Vediamo. Il caro gasolio strangola la pesca. Negli ultimi 10 anni il prezzo è quasi triplicato. L'allarme viene dalle cooperative chioggiotte, che lamentano anche una minor pescosità dell'Adriatico e la concorrenza insostenibile dei croati, avvantaggiati dal gasolio nautico a buon mercato. Si auspicano regole precise anche per loro. Industria veneziana in crisi. Per fortuna il comparto turistico jesolano è pronto ad assorbire quei lavoratori che hanno perso l'occupazione nel 2011. La giunta provinciale ha infatti approvato una delibera che ricollocherà nell'ambito del settore turistico alberghiero una trentina di lavoratori lasciati a casa. Via libera alla pulizia del canale Taglio a Mira. Il corso d'acqua verrà finalmente liberato dalle tante piante galleggianti che lo ricoprivano. Il genio civile, sollecitato dal sindaco Alvise Maniero, ha avviato le operazioni di sfalcio e manutenzione che si concluderanno il 31 ottobre. Qualche disagio al transito. Ci spostiamo nella Marca Trevigiana, dove la viabilità sta sempre molto a cuore ai cittadini, soprattutto ai negozianti. Sentiamo. No al centro senza auto. A Montebelluna gli esercenti contestano il put del sindaco Marzio Favero, con il centro chiuso alle auto e il traffico deviato lungo un anello a senso unico su modello trevigiano. Non accettano in particolare di fare una prima sperimentazione sotto il periodo natalizio, semmai dopo.
Mano tesa alle aziende dell'Emilia terremotata, il comune di Roncade ha deciso di prorogare il mega bando da oltre 4 milioni di euro per la gestione ventennale dell'illuminazione pubblica, un modo concreto per venire incontro alle aziende emiliane interessate a partecipare alla gara d'appalto. In provincia di Treviso si possono ipotizzare circa 3.000 bambini non nati come conseguenza della crisi. Il dato emerge da uno studio della Confcommercio sulle donne imprenditrici, costrette dalla difficile contingenza a slalom sempre più estenuanti fra casa e lavoro, a discapito prima di tutto della maternità. E andiamo infine nel Padovano, dove i bar sono fra le attività commerciali quelle che meglio reagiscono alla crisi. Sentiamo. Economia dell'Alta Padovana in sofferenza, crolla in particolare il settore dell'edilizia con una contrazione del 3,7%, male anche il manifatturiero e l'artigianato. Stando ai dati diffusi dalla Camera di Commercio, a dare segnali positivi è invece il settore della ristorazione, cresciuto di circa il 10%. Sempre più famiglie in difficoltà ad Abano Terme sono pensionati, disoccupati, lavoratori a basso reddito. Migliaia di persone che si rivolgono allo sportello comunale chiedendo un aiuto finanziario. Solamente una cinquantina le famiglie straniere, per la maggior parte invece si tratta di popolazione locale. Dopo le strisce padane a San Martino di Lupari arrivano anche le rotonde tinteggiate di verde. Incurante delle polemiche, il sindaco leghista Gerry Boratto ha appena fatto dipingere color verde smeraldo la pavimentazione di due rondò. In tutto il comune le zebre padane sono circa un centinaio. Ed ora, come di consueto, è il momento della nostra rubrica, lo Zoom del Gazzettino, con lo spazio alle notizie più importanti di questa settimana. Benvenuti negli studi di Radio Venezia, sono qui con Tiziano Graziottin per la nostra solita rubrica del venerdì per commentare le notizie della settimana, e direi che la notizia della settimana è indubbiamente quella che ha scioccato ben due comuni ed è quella dei suicidi nel veneziano, poi ce ne sono state anche altre due nel padovano, ma insomma suicidi dovuti alla crisi. Si riprende questo fenomeno terribile dopo la pausa estiva. Sì, anche per noi in redazione al Gazzettino aver gestito due situazioni così in due giorni è stato abbastanza scioccante, perché insomma già una persona che si toglie la vita per problemi lavorativi è già un fatto in sé tragico, gravissimo. Due in due giorni è qualcosa che almeno questo finora ci era stato risparmiato. E che dire, purtroppo c'è una scia di sangue pazzesca, perché se andiamo a vedere i dati degli ultimi due anni è una catena che non si ferma più. Noi abbiamo anche intervistato proprio l'altro giorno la vedova di un artigiano che si era tolto la vita, e lei giustamente ci ha detto: io speravo di essere l'ultima vedova della crisi, il fatto accade in marzo a 90 di Piave, e invece mi rendo conto che qui c'è un sistema che sta veramente crollando, e c'è un mondo degli artigiani che è in una difficoltà estrema, persone che accumulano debiti il più delle volte perché non sono a loro volta pagati. E non si parla soltanto del governo, si parla proprio di una pratica diffusa tra clienti e tra fornitori che non pagano anche se hanno il denaro poi. Sì, infatti questo è l'aspetto ancora più grave, perché mentre si potrebbe tollerare, no, se uno resta senza soldi, sì, che non va bene perché vuol dire che non aveva fatto i conti prima, se si ordina un lavoro bisogna avere le onestà intellettuali di dire posso pagarlo o non posso pagarlo, però effettivamente questa situazione è drammatica, così come è grave che le banche non si siano ancora attivate. C'è una denuncia molto precisa che ha fatto la Confartigianato di San Donà, dicendo la situazione è ancora più negativa rispetto a un anno fa, nel senso che i crediti sono ancora più problematici, anche perfino su situazioni garantite dalle strutture tipo la Cofidi e altre. E quindi purtroppo l'impressione è che si continua a parlare di queste situazioni e noi continuiamo a scriverne, ma non si vede l'uscita dal tunnel. Anche l'ANCE, per esempio, la settimana scorsa ha detto: quando entriamo, l'ANCE è l'associazione dei costruttori edili, quando entriamo in banca ci guardano come degli appestati, quindi proprio c'è una situazione terribile.
Sì, una situazione che va presa in mano dalla politica, perché altrimenti non se ne esce. È giusto e onesto riconoscere che sono state fatte delle cose, ad esempio i vari sportelli, insomma, stanno funzionando, nel senso che la gente ha capito che può rivolgersi a trovare un aiuto. Però è un dato di fatto che sono le condizioni strutturali dell'economia che finiscono per diventare un cappio al collo di tante persone. E anche la giustizia lenta, perché se uno non può ricorrere a un giudice e farsi pagare subito, perché i tempi sono lunghissimi, anche questo è un altro problema. Senti, altro argomento, il gestaccio di un poliziotto locale, di un vigile del comune di Venezia, durante la manifestazione del Comitato No Grandi Navi in bacino di San Marco, dove c'è stata quella battaglia navale, tra l'altro. Non sarà punito, perché insomma non è bello, no? No, non è bello, e soprattutto quando uno porta una divisa, anche se è chiaro che ci sono situazioni di tensione, e poi non è mai piacevole essere magari ricevere degli insulti o cose di questo genere, però uno deve ricordarsi che porta una divisa e che non può mettersi al livello di chi in quel momento, insultandolo, si dimostra come minimo un maleducato o uno che non conosce le regole della democrazia, perché è giusto manifestare, ci mancherebbe, però gli insulti non sono tollerabili a nessun livello. Però questa persona, questo vigile urbano, ha fatto un gestaccio, si è dimenticato che ormai viviamo in un mondo, in un grande fratello, in cui ci sono telecamere e macchine fotografiche dappertutto. Lo scatto è stato immortalato, noi del Gazzettino lo abbiamo trovato, abbiamo verificato ovviamente con la fotografa che lo ha scattato tutta che la dinamica fosse reale, e infine abbiamo portato all'attenzione dell'opinione pubblica questa brutta vicenda, direi. Parliamo di un altro argomento, l'IMU, che insomma in questo momento difficile ci sono comuni che aumentano questa tassa. Sì, c'era stato all'inizio una sorta di rassicurazione da parte delle amministrazioni locali sulla prima casa, cercheremo di lasciarla al minimo, però poi i conti sono quelli, insomma, alla fine ci sono dei tagli oggettivi da parte centrale, da parte dello Stato, e quindi diverse amministrazioni, quasi tutte mi pare, insomma, sono poche quelle che hanno tenuto l'aliquota sulla prima casa, perché di questo stiamo parlando, al minimo. Oggi invece sul Gazzettino abbiamo scritto appunto che Spinea e San Donato vanno a dei rialzi anche, insomma, considerevoli, e le giustificazioni delle amministrazioni locali sono sempre quelle, e ripeto, sono in buona parte giustificate, cioè nel momento in cui i tagli dello Stato centrale si scaricano in periferia, poi i conti noi dobbiamo farli tornare in qualche modo. Sì, certo, però è una spirale che sta portando veramente il paese sempre più verso il baratro, insomma, parlare di recessione ormai non è più una novità, si parla di baratro. Città metropolitana, anche il comune di Mira ha detto di no, però non ce la farà, perché non essendo comune di confine non riuscirà a togliersi dalla città metropolitana, però insomma è così una macchia di leopardo questa voglia di città metropolitana nel veneziano. Sì, è un caos metropolitano, mi pare, perché c'è chi dice no, come diceva Vasco Rossi, ma c'è anche chi dice sì, però mette dei paletti che poi sappiamo già che Venezia non può accogliere, tipo quello della votazione sul sindaco metropolitano. Insomma, ci sono veramente tante sfumature da parte dei comuni. Per ora è un puzzle incredibile, con valutazioni contrastanti. C'è chi ha deciso di andarsene, Vigonovo, Scorzè, Cinto Caomaggiore, di andare in altre province, nel caso di Cinto addirittura in un'altra regione, e quindi mi pare che dovrà esserci un momento di sintesi, che vedo molto complicato, perché ad esempio anche coloro che hanno, anche i comuni che hanno fatto un'apertura di credito verso la città metropolitana, penso a quelli del Veneto orientale, del Porto Guarese in particolare, o a quelli del Milanese, però appunto hanno messo delle condizioni quando si andrà a trattare sullo statuto, che mi sembrano problematiche. Io vedo che ad esempio sulla necessità che ci sia un voto sul sindaco metropolitano, mi pare che ci sia una maggioranza ormai anche abbastanza trasversale che lo vuole, e quindi sarà veramente complicato arrivare a questo punto di sintesi. Staremo a vedere. La nostra rubrica si conclude qui, grazie Tiziano delle tue riflessioni, noi vi aspettiamo venerdì prossimo sempre per lo Zoom del Gazzettino.
Chi ha un cane e ha voglia di correre insieme a lui non può mancare alla seconda Dogs Marathon, marcia non competitiva per quattro zampe e rispettivi proprietari. L'appuntamento è per domenica mattina al Parco di San Giuliano. Oltre alla marcia sono previste tante altre iniziative dedicate agli animali e a una divertente caccia al tesoro. Vediamo. Il vostro cane ve ne sarà grato. Portarlo a correre al Parco di San Giuliano sarà un'esperienza bellissima, anche perché in occasione della Dogs Marathon, marcia non competitiva per quattro zampe accompagnati da bipedi, gli animali vivranno un'intensa giornata di attività pensate proprio per loro. La seconda edizione della Dogs Marathon, organizzata dai volontari del Rifugio di San Giuliano, propone innanzitutto due differenti percorsi, uno di 4 km per i cani più prestanti e uno più breve di 2 per cuccioli e senior. Si può partecipare con qualsiasi andatura, correndo, trotterellando, a passo lento o addirittura in braccio. Alla fine ci saranno tanti bei premi, acqua e spuntini per tutti e un sacco di altre iniziative rivolte ai proverbiali migliori amici dell'uomo. Verranno esposte le foto del concorso Scatti Felici Summer, dedicato alle vacanze in compagnia degli animali. Ci sarà una spassosa caccia al tesoro e poi giochi di attivazione mentale per valorizzare le abilità intellettive del cane, mentre un'esperta educatrice cinofila insegnerà ai bambini come rapportarsi correttamente a queste bestiole. E ci sarà anche tanta musica dal vivo, grazie a Giorgia, una volontaria dalla grande voce. La Dogs Marathon 2012 è dedicata a Cindy, una cagnolona di 7 anni ospitata al canile e bisognosa di cure. Le offerte raccolte serviranno per pagare le sue costose terapie. L'appuntamento è dunque per domenica 30 settembre, ore 9, all'Info Point Porta Rossa di San Giuliano. Ricordarsi di portare il libretto sanitario che attesta il buono stato di salute dell'animale e la presenza di microchip. Dopodiché tutti a correre sui prati e a godersi un evento che rafforzerà ancora di più il legame speciale col nostro simpatico amico peloso. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Clima umido e mite, sabato peggiora con nuvolosità associata forse a precipitazioni. Sabato 29 settembre, cielo nuvoloso con progressivo aumento di possibili precipitazioni, minime in rialzo superiori alla norma, massime stazionarie, mare da quasi calmo a mosso. Domenica 30 settembre, cielo molto nuvoloso con piogge sparse nel pomeriggio, minime in discesa, massime invariate, comprese fra i 17 e i 21 gradi. Lunedì 1 ottobre, cielo all'inizio molto nuvoloso con schiarite via via sempre più ampie, contenute variazioni termiche. Martedì 2 ottobre, nubi sparse, minime in diminuzione e massime in risalita. La marea di sabato 29 settembre è sostenuta, la massima alle 11, 80 cm, la minima alle 17:15, meno 10 cm. Ed ora parliamo delle iniziative per il fine settimana. In centro storico ha preso il via la prima edizione di Venezia Città Viva, un festival che da qui fino al 7 ottobre propone davvero di tutto, dallo yoga agli scacchi, dal tango ai reading di poesia. Fra i 60 eventi offerti gratuitamente dalle associazioni cittadine c'è anche un concerto del coro Serenissima, domenica alle 18 in sala San Leonardo. Una sorta di viaggio in musica attraverso scene di vita veneziana d'altri tempi.
Ascoltiamo allora questi eleganti cantori esibirsi in un brano del repertorio tradizionale. Su queste note io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6.30, 7.30 e per l'informazione serale 19, 20 e 30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. Oh.